Buonasera a tutti quanti, amici criptoinvestitori, ben ritrovati e buon inizio settimana. Visto l'interesse che avete dimostrato sull'argomento, ho deciso di dedicare una piccola serie di video ai setup con cui io mi trovo meglio e sui quali ho ottenuto migliori risultati nel trading, naturalmente, di Bitcoin e criptovalute. Che cos'è un setup? Un setup è una condizione che si può identificare e si può poi ripetere, si può vedere quando si ripete, secondo alcuni criteri che occorre ovviamente definire. Su queste situazioni poi si va ad operare in maniera più o meno standard, ovviamente in base a come si presenta il setup. Chiaramente io in questa serie e oggi, che è il primo setup che vi presento, vi mostrerò quelli con cui io mi trovo meglio, quindi come io li identifico e come io vado ad operare su di essi in maniera molto dettagliata, quindi elemento per elemento e passo dopo passo. Spero di non annoiarvi con troppi tecnicismi, ma lo faccio proprio perché voglio essere estremamente concreto e non buttare lì due o tre parole al vento che poi lasciano veramente poco. Se apprezzate il mio lavoro ed i miei contenuti, vi chiedo gentilmente di lasciarmi un like a questo video per dimostrarlo, che per me è un grosso incentivo, e ricordatevi di iscrivervi al mio canale e cliccare anche la campanellina per ricevere le notifiche ad ogni mio nuovo video e nuovo contenuto, così da rimanere sempre sul pezzo. Basta con le chiacchiere, andiamo a visualizzare e identificare e operare sul primo setup. Seguitemi. Il primo pattern che andiamo a vedere, nonché quello che vi voglio mostrare oggi stesso, non saprei bene come chiamarlo, ma consiste, detto in parole povere, in un rimbalzone su un livello di prezzo seguito da un'accumulazione sopra di esso. Detto così, lo so che sembra molto semplice e molto banale, ma in realtà poi la parte difficile è dire come faccio ad individuare la sua formazione, come faccio a dire che il rimbalzo è avvenuto, come faccio a dire che c'è un'accumulazione, ed è proprio lì che di solito casca l'asino ed è lì su cui ci andremo a concentrare nel video di oggi. Quindi passo dopo passo ne seguiremo la creazione, lo sviluppo e l'operatività. Questo pattern è un pattern naturalmente per operatività long, proprio perché si basa sulla formazione di un bottom locale. Esiste chiaramente anche la sua controparte short, ovvero immaginatevi questa situazione specchiata, quindi con un rimbalzone testata su un livello di prezzo in alto, formazione di un top locale e successiva distribuzione sotto di esso. Naturalmente l'analisi di oggi sarà a posteriori perché ho deciso di utilizzare Stellar come coin di esempio e proprio perché lo ha disegnato in maniera estremamente pulita. A posteriori perché? Perché è già stato concluso con successo, ha già eseguito un bel breakout e ha già portato a casa addirittura il primo take profit. Se voi mi seguite, se avete visto i miei ultimi video e se seguite soprattutto le mie analisi su Facebook, sapete che questa coin la stavamo seguendo già da tempo, già dallo sviluppo di questo pattern per l'appunto, proprio perché, come vi dicevo nell'intro, è uno di quei setups che mi dà migliori risultati. Per migliori risultati che cosa intendo? Giusto per capirci, io solitamente, che è una cosa che dovreste fare anche voi, tengo un diario dei trades. Magari ci dedicherò un video in futuro su come strutturarlo, su come strutturare una cosa del genere. Ma nel mio diario io scrivo il setup su cui sto operando, varie altre caratteristiche come il mio stato emotivo nel momento, i target, la distanza dello stop loss, insomma tante cose che poi vedremo in un secondo momento, ma alla fine la cosa più interessante è poi scriverne i risultati di fianco, chiaramente. Perché? Perché questo mi permette di fare autocritica e di migliorare la mia operatività. Tra i vari risultati c'è una percentuale che in realtà è uno studio che si fa a posteriori, è una percentuale che si chiama win ratio, ovvero la percentuale di trades di quel tipo lì, quindi si possono raggruppare per categoria, in questo caso è uno studio raggruppato per tipologia di setup, e è la percentuale di trades, quindi di quella tipologia, basati su quella tipologia di setup, che hanno portato a casa almeno il primo take profit. Ora concentriamoci su questo setup. La win ratio, come vi dicevo, è vicina al 75%. Non voglio troppo distogliere l'attenzione dall'argomento di oggi, però era appunto un intro necessaria per capirci meglio. E ora andiamo a vedere con precisione questo specifico setup.
Abbiamo detto, la condizione di partenza deve essere un trend in corso. Chiaramente per questo qui, che è il, si basa sulla formazione di un bottom locale, devo avere una condizione iniziale di downtrend. Su che time frame? Io solitamente lo utilizzo su time frame giornaliero, perché va bene per operare sia in ottica di swing trading, quindi magari di medio periodo, si parla di settimane barra mesi, ma anche per il breve, ovvero se sto seguendo una conformazione di questo tipo e voglio comunque prendere una posizione da liquidare magari il massimo una settimana dal breakout, posso utilizzarlo lo stesso, perché comunque è un time frame molto malleabile quello giornaliero, ed è per quello che lo consiglio di solito a chi riesce comunque a seguire i grafici con abbastanza frequenza. Quindi condizione iniziale di trend, in questo caso downtrend. La formazione del bottom, come la vado a riconoscere? Allora, raggiungo un livello di prezzo che magari è anche significativo con lo storico. In questo caso non è stato esattamente così, perché non è che c'era una chiusura chiara in questa zona qua, però qualora lo fosse sarebbe un valore aggiunto, perché sarebbe un potenziale doppio minimo piuttosto che magari un higher high nel caso in cui abbiamo un minimo più basso recentemente e qualcosa di simile, insomma. Tuttavia la cosa che mi interessa è vedere che questo bottom respinge il prezzo. Come fa a respingerlo? Ci vogliono due ingredienti, volumi e una candela di reazione molto forte, come può essere un engulfing di tipo bullish in questo caso. L'engulfing bullish era questa candelona verde che vedete dopo un po' di appiattimento e un po' di test molto timidi di questi minimi qui, abbiamo avuto questa candelona accompagnata da volumi che erano più del doppio dei giorni precedenti, che hanno sancito l'interesse appunto a ritornare verso l'alto. Tuttavia questo non è sufficiente, perché chiaramente questa cosa qui potrebbe essere una falsa reazione, un falso rilancio. Quindi questo potrebbe essere un primo segno di attenzione, quindi occhio, tienimi d'occhio, seguimi, perché si sta muovendo qualcosa, le acque si stanno muovendo. Ma io preferisco attendere dei segnali un po' più chiari prima di ipotizzare un pattern di questo tipo. Un segnale può essere un higher high su time frame giornaliero, come c'è stato in questo caso, vedete, perché dopo questa reazione molto forte abbiamo avuto un po' di accumulazione a tutti gli effetti, e poi tac, un'altra, vedete, candelona con volume decisamente forte e sostenuto, che ha rotto gli highs precedenti che si trovavano in quest'area qui. Vedete? Quindi questa è stata una sorta di breakout da questo pattern di minimo, e quindi ci ha fatto capire che l'intenzione di potenziale reversal c'era. Quindi questo è già un pattern su cui, volendo, si può operare. In che modo? Andando a vedere la zona di breakout ed entrando, vedete, in questa area verde. Tant'è che la prima ipotesi che avevamo fatto di operatività su questa zona era proprio lì. Avevamo detto, se vi ricordate, se la candela giornaliera chiude attraverso questa resistenza, quindi riesce a vincerla, questa diventa una zona di possibile entry. Ok, quindi quello era il primo ragionamento da fare. In seguito, al di là del fatto che se uno avesse operato così ci avrebbe comunque preso, perché sappiamo com'è andata, insomma, abbiamo avuto una fase accumulativa. Vedete questa lateralizzazione qui? È stato un po' un susseguirsi di alti e bassi in un range a tutti gli effetti. Quindi cosa si può dire? Si può dire che chi non avesse operato qui, che è un'operatività molto early, molto precoce, proprio perché siamo appena dopo al breakout, quindi ci sono un po' di rischi annessi. Se qualcuno non volesse addossarsi tutti questi rischi di early operation, poteva aspettare e vedere come si sviluppava poi questo breakout, questo potenziale breakout. In questo caso si è sviluppato in uno di quelli che appunto è il migliore dei modi, ovvero una bella accumulazione che però è rimasta sopra, vedete, ai minimi. Cosa significa? Significa che qua avevamo formato il bottom,
Qui abbiamo concluso questo reversal pattern su time frame minore, perché se andiamo a vedere sulle 4 ore, qui abbiamo anche un test spalle rovesciato, che è un segnale ulteriore di voler respingere, quindi di potenziale bottom. Abbiamo rotto questa zona di resistenza e abbiamo chiuso qua sopra, quindi abbiamo tracciato un higher high a tutti gli effetti. Abbiamo accumulato senza toccare i lows precedenti, sempre su time frame giornaliero. Quindi vedete, questi lows, questi range lows, perché questo è un range rettangolare, sono superiori a questa zona qua. Questo cosa ci dice? Ci dice che il prezzo comunque continua a gravitare sopra i minimi. Ok, quindi questo è un segnale, a mio parere, molto molto forte e molto interessante. Come si può operare su un setup di questo tipo? Si può operare su un eventuale breakout da questo range che noi ci aspettiamo verso l'alto proprio a causa della forte respinta del bottom e dell'accumulazione sopra di esso. E l'operatività ideale in che cosa consiste? In un entry nella zona del range low. La zona del range low, che in questo caso è stata testata tante volte, ovviamente non deve per forza andare sempre così. In questo caso abbiamo avuto un range bello esteso. Mi ricordo molti che mi hanno detto: minchia, ma guarda che XLM è l'unica coin che non si sta muovendo. Qui molte stanno sparando, ma XLM non si muove. Sei ancora dell'idea? E io ho detto: ma in realtà io una posizione l'ho aperta perché, a parte ovviamente i fondamentali della coin, che sono sempre un pilastro che ci deve essere, mi ispira molto proprio quell'accumulazione lì. Sappiamo bene che l'accumulazione più dura e più tira l'elastico, per fare una metafora di questo tipo. E quindi riuscendo ad entrare nel range low, nella zona di range low, che potrebbe essere quella definita da queste shadows in questo caso, comunque nel 25% inferiore del range, ecco, per darvi un dato numerico, si riesce ad ottimizzare il risk reward ratio. In che maniera? Lo stop loss chiaramente va sotto i minimi, quindi sotto anche i wicks bassi. È il mio consiglio per evitare i cosiddetti stop hunters, ovvero dei grossi movimenti di liquidità mirati proprio ad andare a pescare gli stop loss a ridosso dei minimi. Io di solito, per dare un numero sempre, sto l'1-1,5% sotto al bottom, oppure allo swing low negli altri casi, ma in questo caso parliamo di bottom, per piazzare il mio stop loss. L'importante è che sia sotto i minimi, l'operatività a me dice questo. I take profits naturalmente non si possono sapere a priori. In questo caso, visto come era messo e fatto il grafico, ho deciso di utilizzare 1, 2 e 3 punti di minimo precedente come posizionamento dei targets di take profit. Il primo era questo, il secondo è questo ed è anche quello decisamente più forte, quindi qui puntavo a liquidare una parte un po' più alta della mia posizione, ed infine abbiamo questo. Ok, quindi questi erano i target che mi ero preposto, che non liquiderebbero comunque il 100% della posizione, me ne lascerebbero aperta una piccola parte, ma lì dipende dalla propria operatività, ok, dalla propria gestione della posizione. La cosa invece secondo me fondamentale e abbastanza universalmente valida è il posizionamento dello stop loss, che in questo caso deve essere sotto i minimi. Quindi non è poi così difficile da capire. Ricapitolando, abbiamo un trend in corso, una respinta del prezzo che traccia un higher high o un lower low nel caso in cui fosse stato un pattern da short. Con questo breakout o breakdown poi abbiamo una successiva accumulazione o distribuzione nel caso in cui sia una posizione da short, e la formazione di un range oppure un pattern appunto di indecisione, di lateralizzazione, che poteva essere anche un triangolo o appunto tutti quei pattern che indicano movimento laterale. In quel movimento laterale si può andare ad operare andando a pescare la parte inferiore, ovviamente parlando di long, la parte superiore parlando di short, facendo attenzione che non vada a tracciare un lower low, perché in quel caso lì si va ad invalidare tutto quanto, perché non abbiamo più un'accumulazione sopra ai bottom, ma comunque abbiamo sempre un test di quell'area lì, e quindi perde molto di forza questo setup. E andando a piazzare lo stop loss sotto i minimi o sopra i massimi, si riesce a massimizzare davvero il risk reward ratio. Qualche fattore che può rafforzare questa tipologia di analisi è che nella parte poi clou, che è la rilevazione del bottom,
In questo caso avevamo già dei bei segnali su time frame giornaliero, ovvero questa candela con volume e quest'altra candela con volume che traccia un higher high. Però nel caso si potrebbe andare a vedere anche i time frame inferiori, quindi ad esempio le 4 ore all'orario, più giù non scenderei, e vedere che magari non ci siano dei potenziali pattern di reversal non visibili sul giornaliero che sono stati conclusi. Quello sarebbe un'ulteriore conferma appunto di volontà di invertire la rotta, che è la base che si trova intorno a questo setup. Dopodiché abbiamo l'accumulazione, l'operatività sull'accumulazione e poi l'esito. Cosa ne pensate? Ditemi la vostra, l'avete mai utilizzato, avete mai operato su setup di questo tipo, cosa ve ne è venuto fuori, insomma ditemi tutto quello che vi viene in mente nei commenti. Se vi piace l'idea di questa miniserie dove vi mostro una varietà di setup sui quali io mi trovo meglio, sui quali opero, fatemelo sapere anche quello, così insomma mi invogliate ad andare avanti. Se mi volete sostenere potete farmi una piccola donazione tramite Brave, tramite Basic Attention Talk, cliccando questo simbolino che è proprio il simbolino di BAT. Se fate invio una donazione potete scegliere l'ammontare, ovviamente dovete essere sulla pagina del mio canale, e inviarmi la vostra donazione e io ve ne sono estremamente grato. Ovviamente i miei contenuti sono e saranno sempre comunque gratuiti, ma ogni donazione è sempre ben accettata, è un incentivo a continuare a produrre. Spero che vi sia stato utile, vi saluto e ci vediamo alla prossima.